Ciao a tutti ragazzi, oggi andiamo a vedere come collegare una vecchia stampante al proprio cellulare. Allora, ci serve un cellulare che supporti la funzione OTG, un cavo OTG e una stampante. Allora, questo è il cavo con USB-A, con USB-B per la stampante. Allora, adesso l'abbiamo già collegato. In questo caso noi abbiamo una Epson e abbiamo dovuto installare Epson iPrint. Allora, andiamo a vedere la stampa. Stampiamo una foto a caso. Seleziona. Possiamo scegliere il formato A4 o meno e stampiamo. Come vedete, una stampa in corso. Adesso belle carte c'erano finite e quindi non è venuta benissimo, però qua la nostra stampa. Allora, se vi è stato utile questo video, cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale e un saluto a tutti, alla prossima.